Torna puntuale anche quest'anno la campagna nazionale di prevenzione dei disturbi uditivi Nonno Ascoltami, una campagna che sarà protagonista nella nostra regione, Menzietti. Benissimo, è straordinario vedere che dopo 14 anni l'iniziativa ancora riscuote tantissimo interesse e lo testimoniano le tante persone, i tanti cittadini che affollano le nostre tende dove hanno la possibilità di incontrare il loro medico, un medico specialista e dei tecnici esperti dell'udito, a cui chiedere un po' quelle curiosità che altrimenti un po' per vergogna, un po' per difficoltà di accesso in ospedale a volte non si riescono a chiarire dubbi e avere informazioni sul problema di udito, che è un problema purtroppo molto spesso trascurato. Un problema che viene spesso sottovalutato e i numeri dicono che tra l'altro purtroppo le patologie uditive sono in crescita costante anche nella popolazione più giovane. Sì, e questo è l'allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Pensate che oggi il più del 12% della popolazione, quindi sono circa 8 milioni le persone che hanno un problema di udito in Italia, in Abruzzo sono circa 180.000 persone, è un numero enorme. Quasi la metà di queste non hanno neanche conoscenza del loro problema perché non fanno un controllo dell'udito. Numeri allarmanti, come dicevamo, l'allarme più importante, più urgente è proprio sui giovani che oggi consumano il loro udito con un volume troppo alto, con uso improprio dei loro dispositivi, pensate alle cuffiette, pensate alla PlayStation, a quei giochi elettronici così rumorosi, ecco che dobbiamo creare una nuova cultura dell'udito, una nuova consapevolezza e lo facciamo attraverso queste iniziative che ci permettono di dare informazioni. I cittadini informati sono in grado di fare in autonomia le loro scelte di salute, se sono informati sanno di cosa stiamo parlando e sanno scegliere, questo è lo scopo di questa manifestazione, peraltro così longeva, tutta abruzzese, partita da Pescara 14 anni fa, quindi un orgoglio tutto nostro che è arrivato, pensate, fino all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Noi siamo nel direttivo mondiale.